Il tallone di Achille. Contino Scotti. Io. E Tamara Lisa, la slava fatale, colei che non si deve amare. Paolo Stoppa, lo strozzino, vuole la mia morte, eh? Marisa Merlini, la dama trasteverina, colei che non si deve ascoltare, eh? Haroldo Dieri, il falso Gregorius. Pazzerellone, giocherellone. Tecla Scarano, una bambinona, sì, colei che non si deve sposare. Una tordona. Luigi Pavese, l'incredulo professore, occhialuto e cocciuto. Lauro Gazzolo, l'ingegner Felix, l'uomo del razzo. Xenia Valderi, la stampa, colei che non si deve... Cavaliere, non mi dite niente. Scommetto che avete detto di no un'altra volta. Scommessa vinta, mia giovane amica. Io non sono assolutamente capace a dire di sì. Adesso però lo dico. Ma mio piccolo fiore del giornalismo internazionale, se colei che io dovrei impalmare avesse una configurazione antropometrica come la vostra, avrei pronunciato un sì talmente roboante da sconvolgere l'emisfero boreale. A proposito, è vero che discendete da una nobile famiglia lombarda? Siete principe, duca, marchese? No. Barbone, sì, sì. E sono strettamente imparentato col marchese della Luganica di Monza. Siete ricco? Beh, mio Dio, ricco, ricco, no. Sono abbastanza agiato. Questa mia agitazione mi permette di fare una vita di lusso, lassa, spasso, strisce, busso, 3-7 col defunto. Santo cielo, smamiamo perché sta arrivando la tributaria. Arrivederci. Arrivederci, cavaliere. Arrivederci, arrivederci. Lasciatemi passare e tenete la vostra mano, no? Oh. Agosto!